Benvenuto all'uomo colto come questo signore che ha parlato fino adesso. Io sono venuta a vedere questo spettacolo e quando vado a uno spettacolo cerco di capirne, di percepire le emozioni che mi dà. Io sono cristiana, cristiana evangelica, e quindi io amo fortemente Gesù, lo amo moltissimo. È il mio migliore amico, con lui parlo. Non l'ho trovato blasfemo. Secondo me è una questo spettacolo vuole dimostrare, secondo me, la grande pietà, il grande amore che Gesù chiede appunto alle persone, onore padre e madre. Però c'è un limite in questa richiesta, che è così forte, così terrificante, che a un certo punto un essere umano non ce la fa più, non ce la può fare più. Siamo davanti a due persone che soffrono. Uno perché si sente umiliato, non è colpa certo di Gesù, uno perché non fa che pulire cacca, così, però impazzisce. Quindi la richiesta di amore c'è, il figlio lo dimostra in pieno, però c'è un limite a tutto questo. Quindi dice Gesù, tu non sei il mio pastore, tu non mi puoi, non ci puoi ridurre così. Non ce la faccio più, è molto, io direi, è una sensazione molto semplice quella che dico, non è una critica approfondita, ma è la sensazione che ho ricevuto. Ecco, non è contro Gesù, no. Lui dice, sei il mio pastore perché mi ha abbandonato, è come quando Gesù appunto dice al padre, perché mi ha abbandonato, lui dice, Gesù, perché ci hai abbandonati in questo modo? Perché l'essere umano si deve ridurre in una maniera così schifosa? Non è orrenda. Il padre piange, il padre soffre, il figlio gli pulisce la merda dalla mattina alla sera e a un certo punto non ce la può più fare. Quindi la richiesta d'amore diventa eccessiva. Questo è quello che io ho sentito come emozione. Non posso andare oltre perché forse la mia cultura non me lo consente, però mi sembra molto più semplice di quello che si vuole arzigogolare.